Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, ha tenuto questa mattina a Pescara una conferenza stampa di presentazione del 15° Congresso nazionale AICRE. Presenti alla conferenza anche i vicepresidenti Carlo Moro e Damiano Guariscio, oltre al segretario generale Danino Cavaliere. L'AICRE, che conta 100.000 iscritti in Europa, vedrà riunirsi domani e dopodomani i massimi vertici dell'associazione al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Di Pangrazio, che è presidente regionale AICRE, ha illustrato le fasi del congresso, dai tavoli di dibattito sui migranti alle buone pratiche di accoglienza, fino all'elezione dei nuovi organismi dirigenti nazionali. L'AICRE Abruzzo, più specificatamente, ha ottenuto che il congresso nazionale si svolgesse qui in Abruzzo, quindi domani a Montesilvano, a due giorni, giovedì e venerdì, fase congressuale venerdì mattina, domani giovedì, dedicato interamente a dibattiti, tavole rotonde, si parlerà di economia circolare, si parlerà anche e soprattutto di questo movimento dei migranti che c'è un po' in tutta Europa. Domani ci sarà Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, insieme ad altri relatori, e lì terranno un dibattito, una tavola rotonda proprio sull'economia circolare. È un'inversione proprio di tendenza che l'AICRE si candida a guidare sia per l'intera nazione Italia ma soprattutto come portavoce nell'intera Europa. Domani il 15° congresso dell'AICRE nazionale. Gli obiettivi che si prefigge l'AICRE sono quelli di, come previsti dal manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, di arrivare a una federazione europea democratica basata sul principio di sussidiarietà, cioè agli Stati Uniti d'Europa. Parteciperanno 220 delegati provenienti da tutte le regioni d'Italia, sarà un appuntamento molto importante perché si parlerà soprattutto di opportunità derivanti dalla comunità europea per gli enti. Quindi sostanzialmente noi ci aspettiamo molto da questo congresso e speriamo che ne uscirà un Abruzzo protagonista.